Allora, siamo qui a fine partita con il direttore tecnico del Pratola, Domenico Di Matteo. Oggi è stata una vittoria bellissima, una prestazione sontuosa da parte del Pratola. Sì, devo dire che oggi, a differenza delle altre partite, sono venuti anche i gol, perché anche le altre partite, quelle pure che abbiamo perso, le abbiamo perse per disattenzione e anche per qualche movimento della squadra che non è tanto piaciuto. Quest'oggi effettivamente è andato tutto alla perfezione. Il 3-1, lo dico sinceramente, ci va anche un po' strettino, perché abbiamo avuto minimo 6, non so, 5, 6, non le ho contate più, occasioni da gol che non abbiamo sfruttato. Comunque la cosa che mi rincuora è vedere che la squadra cresce, soprattutto i fuori quota e soprattutto il gioco comincia a lievitare con una certa continuità. Noi, tu lo sai meglio di me perché sei partecipe della nascita di questa squadra, abbiamo fatto questa squadra per fare un buon campionato. Pensiamo di avere una squadra abbastanza buona e cercheremo di onorare la maglia del Pratola e cercare di fare il meglio possibile. Comunque oggi devo dire che è stata una bellissima partita. L'Angisia Lugo non è una squadretta, è una bella squadra e quindi noi abbiamo dato dimostrazione di essere anche noi, quando siamo al completo, e sottolineo, quando siamo al completo, siamo una squadra discreta che se la gioca con tutte. Mai anticipato proprio oggi perché rientravano alcuni giocatori, si è vista un'altra squadra rispetto alle partite precedenti, nulla toglie anche la prestazione dei ragazzi nelle gare precedenti. Certo, perché alla fin fine tu che sei del mestiere mi dai conforto. L'esperienza è sempre è un valore in più. Infatti, gli ultimi 10-15 minuti di Coppa sono stati illuminanti: ha fatto due o tre bei passaggi, un paio di tagli in verticale e ha forato la difesa come se stesse tagliando il burro. Quindi, noi dobbiamo solo cercare, facendo un tantinello, chiedendo alla sfortuna di abbandonarci un po', di recuperare tutti. Se recuperiamo tutti, effettivamente ce la giochiamo con, ripeto, ce la giochiamo con tutti e cercheremo sempre di fare delle belle partite come oggi. Allora, siamo con Del Gizzi, oggi un'ottima prestazione da parte di tutta la squadra, anche da parte tua, una vittoria molto bella, molto e importante contro la Capolista. Sì, abbiamo giocato molto bene, cioè, venivamo da quattro partite, se non mi sbaglio, cioè, abbiamo fatto un risultato non positivo. Oggi siamo riscattati molto bene perché appunto giochiamo a Pratola. Dobbiamo vincere tutte le partite in casa, almeno. Hai cercato i gol in tutti i costi, anche nel corso del secondo tempo, hai macinato chilometri dentro l'area, hai cercato sempre di sorprendere il portiere dello Giacomo. Sì, ci provo perché voglio segnare, cioè voglio sto a Pratola, l'appoggio di tutti, del pubblico. Bello, cioè, bello segnare a Prato, la testa di Prato. Cosa rappresenta per te giocare con la squadra del tuo paese? Rappresenta moltissimo, visto che sono stato molti anni, cioè, molti anni tra virgolette fuori, sono tornato qui a giocare a Pratola. È un'emozione, è una bellissima emozione, in questo stadio, con questo pubblico. Anche quando sei stato sostituito, sei stato veramente applaudito con una pioggia di applausi quando c'è stata la tua sostituzione. Sì, ringrazio tutti quanti, anche gli amici miei, tutti i parenti che appunto hanno questa voglia di, non so, questa voglia di farmi, Di seguirti. di seguirmi. Allora, siamo con Marco Coppa. Oggi hai fatto l'esordio in casa con una vittoria veramente bella contro Capolista. Sì, penso sia da sottolineare soprattutto la vittoria bella con la capolista, veramente da squadra. Siamo contenti per questo. Poi è importante anche recuperare determinati giocatori, me, Campanella che ha rigiocato, Igino, quindi siamo contenti per questo. Tu hai seguito la squadra anche quando eri infortunato, nulla togliere a chi ha giocato nelle gare precedenti, ma oggi con Campanella, Villani, Igino, negli ultimi 20 minuti con te la squadra è apparsa un'altra squadra. Ma io penso che la squadra sia andata bene anche nelle prime due partite. Abbiamo steccato soltanto nella scorsa partita di Tossicia, perché per il resto la squadra si è comportata bene. Poi è normale che il mister più giocatori ha a disposizione, più può variare assetto e fare determinati tipi di partite. Adesso oggi siamo stati bravi in questo e speriamo di continuare così. Quando rivedremo Coppa a tempo pieno? Beh, per quanto mi riguarda ci vorrà un po' di tempo perché la condizione manca, però l'importante è aver ritrovato la vittoria per la squadra, poi piano piano verranno anche le condizioni. Siamo con Gino D'Andrea, oggi
autore del secondo gol oggi contro l'Angizia, una vittoria, Igino, molto bella contro la capolista, una prestazione straordinaria da parte della squadra. Sì, è stata una bellissima vittoria e io ci tenevo oggi e ci tenevo anche a ringraziare il mister, la presidenza e tutta la società, perché mi sono stati vicini questa settimana, è stata la scomparsa di mio nonno e non mi sono potuto allenare e mi hanno dato la fiducia e sono stato molto contento di aver fatto gol e di aver vinto questa partita importante. Sei tornato a Pratola dopo 2 anni, però il pubblico alla tua uscita ti ha veramente riservato un'accoglienza, un applauso scrosciante nella tua sostituzione, ti ha fatto sicuramente piacere. Mi ha fatto tanto piacere, Pratola è il mio paese e voglio fare bene uno di questi ultimi anni di quello che mi rimane del gioco del pallone. Sono contento di essere tornato e sono contento della situazione e dell'ambiente che ho trovato.